siamo alla Notte Bianca di Fidra, questo è lo stand di Geberit. Geberit da sempre viene installata in milioni di cantieri per la qualità del prodotto e per l'innovazione tecnica, ma spesso, bisogna dire la verità, il marchio Geberit appare quasi invisibile all'interno dell'ambiente bagno. Negli ultimi tempi la nostra azienda ha cercato di trovare dei prodotti che, oltre a essere qualitativamente avanzati e con un know-how tecnico assolutamente standard a quello che è la caratteristica che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo cercato di rendere anche l'estetica e il design parte integrante del prodotto proposto all'installatore, al progettista e all'utente finale. Qui in particolare vediamo le placche di comando. Placche di comando delle cassette ad incasso che oggi vanno a formare un'ampia gamma di soluzioni. Parliamo di circa 30 placche di diverse finiture con materiali di pregio, alto design, design contemporaneo, moderno, atte a soddisfare tutte le esigenze estetiche dell'utente finale. Un prodotto che abbiamo presentato ad aprile e che sta avendo un ottimo successo perché è una soluzione estetica e tecnica sicuramente all'avanguardia, è uno scarico a parete per docce a filo pavimento. Quindi noi la classica doccia in muratura, invece che scaricarla a pavimento con una canaletta o con un classico sifone a pavimento, possiamo scaricarla con un combi fix doccia, uno scarico a parete. Qui vediamo quelle che sono le placchette di copertura e ci permettono quindi di andare a coprire il sifone e ad avere uno scarico che va direttamente in parete, quindi per una soluzione veramente minimalista e di design. Da questa parte invece vediamo due prodotti. Questo in cristallo si chiama Monolith, è una cassetta esterna rifinita con materiali di pregio, qui parliamo di un cristallo di colore nero, che permette quindi, anche dove il cliente ha l'esigenza di lavorare fuori muro, quindi con un qualcosa di esterno, ci dà la possibilità di avere un prodotto di design. Fino a ieri avevamo cassette in materia sintetica che poco si sposavano con l'estetica del bagno moderno. Con questa soluzione senz'altro riusciamo a soddisfare sia l'aspetto tecnico che estetico che ci può essere nell'ambiente bagno. Da questa parte invece possiamo vedere l'Acqua Clean, che è un vaso bidet. Io mi permetto di dire che questo è il prodotto del bagno del futuro, futuro inteso come domani, non futuro fra molti anni. Qui abbiamo un'evoluzione del classico vaso, quindi è un vaso che ha anche la funzione di bidet, quindi un vaso con più accessori, con più optional. Qui noi abbiamo un vaso che sembra apparentemente un tradizionale WC, in realtà abbiamo una tastiera laterale o un piccolo telecomando che permette con un semplice tasto di avere un'erogazione di acqua calda. Quindi noi abbiamo per 30 secondi dell'acqua a temperatura corporea, quindi circa 37 gradi, che ci permette il lavaggio. Gli ultimi 5 secondi l'acqua diventa a temperatura ambiente, quindi c'è una temperatura dell'acqua un po' più bassa per stimolare la circolazione sanguigna. E con 1,5 litri noi riusciamo a lavarci, quindi contro i 8-10 litri di un bidet tradizionale. Quindi oltre ad essere un prodotto vantaggioso per una questione di spazio, perché ho un solo apparecchio con duplice funzione, ho anche un aspetto ecosostenibile perché vado a consumare meno acqua e in un certo senso anche meno energia elettrica, perché qui abbiamo un boiler che scalda l'acqua, quindi un riscaldamento elettrico e non tramite caldaia, che comunque ha bisogno di maggiore energia per poter entrare in funzione.